Sicurezza in montagna. Serve un diritto europeo della neve che dia regole chiare e responsabilità ben individuate per chi frequenta le piste di sci. Ma oltre all'aspetto legislativo, il tema della sicurezza in montagna, come discusso nel Forum giuridico europeo della neve a Bormio, chiama in causa anche aspetti sanitari, come la responsabilità del medico in alta quota e gli sviluppi dati dalla tecnologia alla telemedicina e all'elisoccorso. Sia l'elisoccorso sia la telemedicina sono strumenti nuovissimi e recentissimi, in particolare la telemedicina, perché oggi con la telemedicina si possono operare degli interventi una volta impensabili. Ci sono però dei problemi, perché mentre la tecnologia avanza a passo di corsa, la legislazione è ancora un po' indietro, anche se qualcosa è stato fatto anche nella recente legge Gelli Bianco, la quale ha alleviato le responsabilità dei medici che possono operare con più semplicità e con più franchezza nei rapporti di telemedicina. Il dottor Paolo Della Torre, già responsabile del servizio emergenze urgenze in provincia di Sondrio, oggi consulente di Areu per il soccorso in montagna, illustra le nuove frontiere dell'elisoccorso. Areu in questi anni ha lavorato molto sul miglioramento dei servizi in termini qualitativi e prestazionali. Le novità vengono soprattutto a livello dell'elisoccorso, dove in questi anni si è passati da un volo puramente a vista e quindi con tutte le limitazioni meteorologiche alla sperimentazione e consolidamento dell'uso dei visori notturni, e il prossimo passo sarà quello di creare delle rotte PBN, rotte su prestazione dell'elicottero, che permetteranno anche di andare nelle valli con tempo meteo avverso. Ormai è indiscutibile che soccorritori in montagna non ci si improvvisa, quindi sia il personale sanitario che il personale tecnico del soccorso alpino vanno preparati, migliorati, si sta lavorando attualmente anche all'estensione di alcune manovre come il verricello, ormai consolidate da anni, anche nella loro esecuzione durante le ore notturne.